Cioè, parti senza sapere niente. Ma scopri che è tornato il Sanugio. Nuova, nuovissima recensione. L'annusatore. Questa volta parleremo dell'Igis, Igis Bost. Tutti adesso vogliono fare Igis Bost della G-Quake. Della G-Quake. Quindi la recensione, lo possiamo dire, si presenta con un package, allora, inimitabile. La recensione seria, non la recensione scherzosa. Ce li dobbiamo sopportare. Allora, aspetta, tu sei barbuto, vai vicino al barbuto. I liquidi cadono. Allora, sei sbarbato, vieni vicino. Allora, questa qui, vai, mannaggia. Allora, questa qui, la cosa che possiamo dire, la vogliamo finire, è un attimo di serietà. Oddio, si è seduto dietro di me. Di serietà. Allora, questa qui non cambia niente esteticamente alle nostre Igis, quelle che conosciamo, quindi la X, anche la... fammi vedere la tua... Ci dai la... la Solo e quant'altro. Cioè, esteticamente queste sono le Igis. Se apriamo il pacchetto, vediamo che effettivamente è molto simile alla sua parte di box, alla sua... ormai è un design che stanno continuando, è un design, perché è ricercato un design vincente. G-Quake si conosce, vincente non si cambia. Metti il livido animale. G-Quake ormai è una garanzia, si conosce da anni e anni sul mercato, da quando è uscito il primo Griffin, sforna atomizzatori e box di alte prestazioni. Non parliamo di termosifoni. Stavi dicendo? Stavamo parlando del termoarredo portatile. Ce l'hai a fianco. Non parliamo di prodotti di fascia alta, ma non sono nemmeno di fascia bassa. Quindi adesso che facciamo? Eccola qui. Adesso la vediamo da vicino. Facciamo partire prima la sigla, poi la vediamo da vicino e la proviamo. La proviamo facendo le nostre solite considerazioni finali. Okay. Stavolta la recensione è piena. Guardate un po' chi ci sta. Yeah! Di nuovo caldo. Ok, vai con la sigla. Ecco la nostra pod vista da vicino. Probabilmente stiamo parlando della prima pod di G-Quake. Subito risalta all'occhio che è 1500 mAh, quindi è una buona autonomia. Qui la scritta è Igis Bost. Qui vediamo anche tutte le certificazioni, quindi tra cui la CEL, smaltimento rifiuti. Qui è il, vabbè, i social che ha G-Quake, quindi su Facebook e Instagram. Qui vediamo un po', ci dice un po' tutto quello che riguarda la nostra pod, quindi che è una 40 watt di massima potenza, 1500 mAh e così via. Quindi già possiamo vedere effettivamente il nostro prodotto. Eccola, ed è qui. Anche bella. È bella, molto bella il design. Se vediamo con quella singola batteria 18650, rispetta molto quella che è il design. Bella, vero. Il fatto di questo che praticamente sembra cucita, questa è ecopelle, sì, è cucita. Non sembra cucita, vabbè, sarebbe sì, cucita, è una finta cucitura, mica si mettono a cucire. Ok, questo qui è molto particolare, le due vitine che tengono saldo il pannellino, la scritta G-Quake in entrambi i casi. Qua non so se si riesce a vedere perché la telecamera a volte, vabbè, qua ovviamente questa è
la reazione per la pila e per la nostra 18650 di qua, e qua presenta comunque la reazione per la nostra batteria integrata di 1500 mAh. Premi? Ok, sto premendo, ecco qua, quindi dobbiamo premere e andare verso di su, però dobbiamo comunque farlo, ok? Questa è la nostra pod, una pod che vediamo, questo è per non far fare contatto con il nostro Atom, noi lo togliamo perché la cosa particolare, vabbè, adesso comunque dobbiamo provarla. Questo vediamo che presenta una resistenza 0,4 ohm, quindi ci dà anche le indicazioni tecniche, quindi va dai 25 ai 33 watt, il sistema è a mesh, qui vediamo le certificazioni, una è smaltimento rifiuti, il CE. Qui invece possiamo vedere che il tappino, ecco qui, questo è il tappo che per toglierlo, quindi è anche molto comodo, è fatto un fatto di igiene, questo lo possiamo togliere e questo andrà a ruotare dovunque noi vogliamo. Un'altra cosa, per mettere il liquido, noi togliamo questa parte qui di plastica e andiamo a inserire il liquido per fare il nostro refill qui in questa parte qua. Non so se si vede dalla telecamera, si vede? Si vede, si vede. Ok, per cambiare la resistenza dovremo togliere la nostra resistenza dal basso. La vuoi togliere dal basso? Io non ho unghie. Per far vedere, sì, per far vedere un po' la nostra resistenza. Cosa dobbiamo togliere? La nostra resistenza dovrebbe essere a incastro, se non erro. Quindi dobbiamo, penso sia, girare, però non c'è verso, quindi io vado a staccare. No, vai, stacca. Ecco, vedi? Eccola qua, è uscita. Ecco qui. Mi sono fatto un tantino male al dito. Eccola qua. Ecco la nostra coil. Ok. Allora, per l'avvio noi mettiamo 5 gocce centrali. Fatto. Una volta messo le 5 gocce centrali, le andiamo a inserire nella nostra piccola pod. Una volta che l'abbiamo inserita nella pod, andiamo a caricarla di liquido. Ok, mi date un po' di carta per favore, grazie. Andiamo a caricarla di liquido. Allora, ecco, grazie. Allora, siamo un attimo un po' incasinati. Ecco il tappino dove si va a fare la ricarica del liquido. Io la faccio in questo modo, sperando che non combino guai in diretta. Eccola qua. Ok, abbiamo caricato. Chiudiamo, aspettiamo qualche minutino e poi la mettiamo sulla pod. Vuoi inserirla tu? Allora, questa qui abbiamo chiuso, sì, abbiamo chiuso. Quindi il verso di inserimento ovviamente è questo qua. Stavo mettendo tutto al contrario, vedi? Ok, fatto. Va in incastro. 5 click l'accendiamo, vediamo la scritta G-Vape, possiamo andare fino ai 40 watt, anche se poi questa resistenza ci ha detto che massimo possiamo andare a 35 watt. Vediamo gli ohm, di resistenza, qui dovrebbe essere il voltaggio erogato, andiamo, quindi adesso è pronta per essere utilizzata. La cosa poi, qui possiamo anche aprire e chiudere fori di ariazione con questa manovella qui. Quella rotellina, lo stavo per chiedere io a cosa serviva. Ok, questo è quanto. Questo è invece per andare a caricarla, quindi per mettere il nostro cavo USB all'interno per caricare la box. Ricordiamo sempre di 1500 mAh. Questo è un sistema, come si chiamava, ISO... Questo è il sistema, è praticamente contro... Certificazione P66. Ok, certificazione P... Contro acqua e polvere. Contro acqua e polvere, quindi diciamo è abbastanza... Ben protetta, dai, massiccia, è massiccia. Ora la proviamo. Andiamo a 30 watt. Ok, e vediamo come va. Allora, devo dire che esteticamente mi piace tantissimo, come mi piacciono tutti i sistemi G-Vape, anche se non ne ho acquistato mai uno per me personalmente. Okay. Questo lo dovevi dire. Però, sì, lo dovevo dire. Però mi piacciono esteticamente, non lo so perché non l'ho mai acquistato, forse perché ho brutti ricordi. Io sono nata quando G-Vape... Sì, sono nata.
Ciao amore. Quando G-Clip era neonata e aveva fatto il atomizzatore Griffin, il Griffin era uno degli atomizzatori migliori che c'era in commercio, però ogni tanto usciva. Oddio. Allora io sono andato in odio verso questa società, io non ci riuscivo, ad avere questa azienda. Break. Basta parlare male delle aziende. Ok, il moderatore. il moderatore abbiamo il moderatore dietro le quinte. Colui che ci corregge. Va bene. A me mi piace perché è aggressiva. Cioè, a guardarla è una pod aggressiva. Pensi lo stesso che penso io? Bene. Ho avviata bene l'esistenza. Sono bravo, sto imparando il mestiere. Non ridere. Smetti. Una quantità di vapore impressionante. Oh, che bello. Di aroma un po'. Giovanni Indiro Andirondello. Va bene. La vado, siamo sui 30 watt. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Va bene. Quando va bene, va bene. Non posso dire che va male, perché posso mai dire che va male. G-Clip. Purtroppo quando lavora in un certo modo il design di G-Clip mi piace, mi è sempre piaciuto, anche gli atomizzatori mi sono sempre piaciuti. Dai ragazzi, stavolta sì, bella. Però ora è confrontarla con un'altra pod che sta andando forte. Sarebbe... Ho capito già di cosa parli. Bravo. La Vinci sta vendendo tantissimo. Arriva il caffè in diretta. Arriva il caffè in diretta. Più siamo, più belli siamo. Allora, la Vinci effettivamente è un prodotto che mi ha affascinato sin da subito. È, ha un design esteticamente forse è un qualcosa di perfetto, anche perché questo finto vetro finta rifinitura in vetro è eccezionale, è bellissima. Anche questi disegni e tutte sono molto particolari. Secondo me questo è un prodotto da battere e c'è riuscita G-Clip, non si sa. Lo dirà il tempo effettivamente se venderà tanto, almeno come va però va benissimo. Dillo qualcosa rispetto alla Vinci. Mi sento più bagnato il tiro, però un po' più umido, cosa? Di questa? No, la Vinci io penso la Vinci provata poche volte da voi, ma la Vinci fa più fumo. La Vinci secondo me è migliore, però poi sarà però ricordiamo questo è più grande proprio. Questo sì, è tendenzialmente anche se abbiamo la resistenza a mescolare però non ti sento. Non ci sono ancora troppo vapore. E qua probabilmente è perché il beccuccio è molto molto più aperto. Anche se come diciamo resistenza. Questa è una 0,3, questa è una 0,4, quindi questa dovrebbe essere molto più pericolosa. Però vedi, forse il circuito. Qua è il circuito che fa la differenza, secondo me. Anche a livello di resa aromatica. Fenomenale. Spettacolare. A me personalmente piace. Wow. Però è più umido il tiro. Si sente più bagnato, questo si deve dire perché ha parecchi da fastidio avere c'è chi preferisce un tiro secco. C'è chi preferisce un tiro secco. No, a me piace più il tiro di questo. Di quale? Della Vinci. Voglio dire, il tiro della Vinci è spettacolare. Fa più fumo. Adesso qua c'è la differenza della 0,3, fa più fumo e c'è più corposità per la vapore, quindi ti avvolge di più la roba. Vabbè, questo è un po' più... comunque sia costano entrambe poco, quindi potete salire sulla giostra, l'oggetto costa poco e ti diverti, salite sulla giostra dei amici del fumo. Ultimo giro, ultima corsa. Mi raccomando, comunque, sono due prodotti troppo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche.